Allora, piattino. Sì, molto, è vero. Ma Cuba c'ha molto di Napoli anche. Mio nonno era napoletano, nonno da parte di madre, e mia madre era di Barletta. Liceo come privatista perché c'era la guerra. Mi è sempre piaciuto il balletto. Infatti ho scelto appunto la scuola di balletto. Gli incarichi che avevamo, cioè, la scuola di balletto classico e la musica, la scuola di musica, no? Che mia madre suonava il piano, mio papà il violino, per cui c'è sempre stata una passione particolare. A un certo momento abbiamo organizzato un ballo all'interno del teatro con i ballerini e così. Ho parlato con loro. Concettualmente, nella cosa di una nuova società, io nel piano regolatore dell'Avana avevo parlato appunto che una caratteristica del piano dell'Avana era lo spazio unico e il tempo unico. Spazio unico perché finalmente tutta la città, tutto il territorio era proprietà della massa, del popolo, dei cubani. Per cui era in questo senso spazio unico, dove uno si sentiva a casa da qualsiasi parte. Un esempio di spazio unico potrebbe essere per esempio Venezia, no? Che non avendo traffico, non avendo le sue piazze, è proprio l'esempio di quello che diceva Leon Battista Alberti, che la città è una grande casa. E Venezia, le piazzette sono dei soggiorni, le calle sono dei corridoi e così. E lì io ho sempre sentito che in qualsiasi punto mi fossi fermato, sedermi per terra e leggere, così mi sarei sentito a casa. E questo qui è anche appunto quello che avevo impostato per il piano dell'Avana. E poi il tempo unico, no? In quanto non c'era un tempo per il lavoro e un tempo per il riposo, perché era tutto una visione unica, no? Integrata. Il tempo libero era una cosa collegata all'organizzazione capitalista. Ecco, lì era tutto per cui la vita doveva essere impostata in forma creativa ed era tutta una creazione, il lavoro, il riposo, la ginnastica, la lettura, era tutto in funzione di una visione del mondo, insomma. Ho vissuto e cerco di viverlo anche qua, comunque. Vedevo il mare inframmezzato tra gli edifici, in un bel appartamento col terrazzo, che era proprio era la zona della rampa, una zona centrale. Anche adesso cerco sempre di sentirmi che lo spazio no, dovrebbe essere mio, insomma. Certo che qui c'è uno spazio privato,
che siamo in un'altra organizzazione, e, però ho sempre questa immagine di uno spazio che uno si muove come fosse costantemente in casa, no? Infatti Don Battista Alberti diceva: la città è una grande casa e la casa è una piccola città, no? Perché anche la casa c'ha il soggiorno che è la piazza e i corridoi che sono le strade. L'unico rimorso un po' che quando per questioni concrete di priorità dentro la rivoluzione, perché Cuba è un paese in guerra, no? Per la liberazione del terzo mondo, e anche se adesso non è una guerra armata, però a parte che la lotta continua anche sul piano dell'arte, no? Che è un messaggio per allora quando si sono dovuti interrompere i lavori alle scuole, ecco, forse lì si sarebbe dovuto prepararle un po' come quando il borghese andava in vacanza, che copriva con le lenzuola i mobili e tutto, ecco, perché fosse una maggiore protezione, no? Lì la cosa è stata tutta un po' così e non si è fatto tempo a organizzare questa situazione in modo che non deperisse male, insomma. Comunque cerchiamo adesso di perlomeno di creare questa situazione di conservazione. Beh, la musica, particolarmente, vabbè, la musica classica, Bach, il figlio Emanuele, Glenn Gould, pianista, e poi anche la musica attuale, la musica moderna. Qualche film, sono appassionato al cinema. Beh, ho visto quello di, io non lo so dire bene, Mads Dekin, che è un regista russo geniale del 1935, no? Che è proprio un esempio di cosa vuol dire essere geniali, no? Essere creativi. Che naturalmente non è il caso del cinema commerciale. E poi ho visto anche un altro del cinema della rivoluzione sovietica, che è Verto, l'uomo con la macchina da presa, è molto bello, cioè, sono cose di Totò, di Rossellini, Pasolini soprattutto, e lo stesso Villaggio, che poverino è mancato da poco, e poi mi piace anche James Bond. Con le invenzioni che sono sempre un po' gratuite, no? Un po' troppo scopertamente facili a volte, però comunque una cosa del gioco un po' infantile. Ho appena ricevuto il catalogo di una grandissima architetta che era moglie di Luciano Semerani, Gigetta Tamaro, a Trieste, perché loro avevano ristrutturato uno spazio che era una stazione di servizio, che l'avevano fatto diventare un centro culturale. L'hanno fatto diventare. E lei è mancata anche lei, il marito c'è ancora, si è parlato proprio ieri sera, che l'ho ringraziato perché mi aveva inviato questo libro. Io mi sono innamorato
nel cervello di mia moglie, Banda che noi chiamavamo Baby, la chiamavano Wanda, perché ho avuto sempre un po' di problemi nell'infanzia perché soffrivo di apnea notturna, no? E praticamente è un sonno continuamente interrotto, no? Che fa sì che poi durante il giorno uno si addormenta. Allora, a scuola, dalle elementari, la maestra pensava che fossi un bambino non interessato e mi ha messo all'ultimo banco. Per cui nella fase della crescita ho avuto una serie di umiliazioni, no? Che mi ha fatto sentire sempre un po' scemo. E allora anche i parenti dicevano, no, ma lui non ha voglia. E così mi hanno persino messo a una scuola commerciale. Poi nello sfollamento, perché io l'ho scoperto tardissimo, questo dell'apnea notturna, praticamente al ritorno da Cuba, per cui è stata tutta un po' la vita. E allora nello sfollamento mi avevano dei ragazzi, mi hanno detto cosa ti interessi. E io dissi che mi interessava l'architettura, però come mai, perché hai fatto una scuola commerciale? No, è che non ho potuto fare il liceo, allora penso che non possa andare all'università. Però loro poi hanno detto, no, no, ma guarda che al liceo artistico, tipo, era durante la guerra, il 44, si può dare l'esame della maturità artistica e si può entrare ad architettura. Qui ho detto perfetto, e così è stato, mi hanno aiutato, sono preparato. E allora ho avuto sempre un po' questo complesso, per cui questa ammirazione per i bei cervelli. E quando ho conosciuto mia moglie mi sono accorto che avevo un cervello bellissimo. Un altro amico grande che praticamente mio fratello, come amico, è stato Sergio Baroni, che anche lui aveva un cervello. E allora lei mi ha aiutato anche a laurearmi, perché ed era molto bravo e si interessava molto del teatro moderno. Per cui dopo, quando siamo andati a Cuba, ha portato praticamente a Cuba tutta l'informazione del teatro moderno e ha lavorato anche come regista, come in teatro, uno dei gruppi d'avanguardia. Ecco, e lì devo dire che io guidavo, che ho corso dei rischi di diventare un assassino, perché mi addormentavo a volte sulla corsia opposta. Se avessi trovato qualcuno l'avrei ucciso. Per cui ho rischiato una vita drammatica, che per fortuna, no, sono stato molto fortunato nella mia vita, malgrado tutti i problemi. E con lei è stato molto, molto bello, perché è proprio una comunicazione intellettuale, tutto. Quella è una foto che ho fatto a Londra. Mia moglie, perché mi appassionava la moda, qui l'ho messa lì come una modello. Poi siamo andati in Venezuela, perché mio padre era diventato cittadino venezuelano, e poi dal Venezuela ho conosciuto Porro, e da lì sono stato in contatto con Cuba, in Venezuela, dove mi sono radicalizzato politicamente. La realtà era molto, molto dura, e
uno prende la coscienza dei drammi. Da lì siamo passati a Cuba. E quando siamo andati a Cuba, per esempio, siamo andati prima una settimana negli Stati Uniti, perché ho detto dopo, con questo viaggio negli Stati Uniti non potremo più andare, perché c'era ovviamente la guerra con Cuba, no? E vabbè, beh sì, è mancato. E adesso ormai sono passati tanti anni, sono passati più di 10 anni. E la cosa così, vabbè, non bella è che sia malato di Alzheimer, proprio lei che aveva questo cervello meraviglioso. Vabbè. Mi diverte farli questa natura un po' fantascientifica, con così un po' erotici, un po'. Sono io. Adesso disegnerò queste foglie vicino al viso. Sono foglie da piantone, Gesù. Questo qui è un disegno mio, che è la salute, la chiesa della salute di Venezia, visto dalla finestra dove ero la casa Volpi. È un disegno di un pittore cubano bravissimo che ha dipinto come se fossi un soldato io, cioè il Mambise erano i soldati della rivoluzione del 1800. Allora sono lì con i rotoli di disegno. Un quadro dove c'è Cleopatra e Antonio. Allora ho messo il viso di Cleopatra, ho messo il viso di mia moglie e Antonio ho messo il viso di Wright, Rainer Wright, perché i miei padri, diciamo, piattino, sì, molto, è vero, ma Cuba c'è molto di Napoli anche.
Mio nonno era napoletano, nonno da parte di madre, e mia madre era di Barletta. Liceo come privatista perché c'era la guerra. Mi è sempre piaciuto il balletto. Infatti ho scelto appunto la scuola di balletto tra gli incarichi che avevamo, scelto la scuola di balletto classico e la musica, la scuola di musica. Allora, piattino. Sì, è molto, è vero. E ma Cuba c'ha molto di Napoli anche. Mio nonno era napoletano, nonno da parte di madre, e mia madre era di Barletta. Liceo come privatista perché c'era la guerra. Mi è sempre piaciuto il balletto. Infatti ho scelto appunto la scuola di balletto tra gli incarichi che avevamo, scelto la scuola di balletto classico e la musica, la scuola di musica, no? Che mia madre suonava il piano, mio papà il violino, per cui c'è sempre stata una passione particolare. A un certo momento abbiamo organizzato un ballo all'interno del teatro con i ballerini e così. Che ho parlato con loro. Concettualmente, nella cosa di una nuova società, io nel piano regolatore dell'Avana avevo parlato appunto che una caratteristica del piano dell'Avana era lo spazio unico e il tempo unico. Spazio unico perché meravigliosa scrittrice, no? Che scriveva benissimo, genialmente, molto creativa, grande cervello anche lei. Peccato che aveva questi problemi di emicranie pazzesche, che a un certo momento stufa si è annegata, non ne poteva più. Si spaccava la testa. No, ecco, la morte. Quello che più mi dà fastidio è la perdita degli amici, di tutti i miei amici. Ecco, penso che si dovrebbe morire tutti insieme, no? E così si sparisce. Si chiude con gruppi di amici che hanno fatto un viaggio insieme e poi chiudono, tolgono la corrente. Ecco, invece questo perderli per strada è brutto. Comunque è un processo
processo naturale. Se si è deciso di vivere, perché uno può smettere a un certo momento, che quando prende coscienza può anche rifiutarsi. Però se ha accettato, il processo lo ha fatto terminarlo. Amici che sono più, non sono più cari, con le quali si è viaggiato insieme, si è vissuto insieme, sono, per esempio Sergio Baroni, quello che considero mio fratello, il fatto di aver fatto dei progetti insieme, è un progetto, è un viaggio, no? E insieme abbiamo fatto il Pavilion Cuba, abbiamo vinto, fatto il concorso e vinto. Era una come la macchina da proiezione, questa macchina aveva tutti questi schermi che proiettavano la rivoluzione fuori, perché i controrivoluzionari avevano detto che avrebbero messo le bombe nel padiglione. Allora se la gente ha paura di entrare nel padiglione, noi proiettiamo fuori le immagini della rivoluzione. Poi non hanno, per fortuna, non sono riusciti a mettere le bombe. Ci sono i limiti, ci sono sempre. Il problema appunto è capire come girare l'ostacolo. Questa è un'ottima cosa. L'importante è spostarsi. E questo qui è il plastico, la maquette della scuola di musica, con la biscia. Siccome avevano chiesto 96 cubicoli, stanzette per l'esercitazione degli strumenti individuali. La scuola agricola di un francese, André Voisin, che faceva queste culture agricole. E allora faceva parte delle scuole nel campo, una delle prime è stata. E bisognava farla molto alla svelta, in pochissimo tempo, per cui ho optato per la prefabbricazione. Però ho detto, la prefabbricazione non deve essere appunto come i moduli sovietici, così deve tutto, appunto, si può inventare, si può migliorare. Allora ho fatto una serie di cortili dove affacciano queste strutture, che è un'unica struttura a T, dove la gamba della T sono le aule teoriche, le braccia sono i dormitori, al centro la testa sono i servizi. Allora queste T composte possono creare degli spazi, perché l'idea mia è sempre stata quella di creare gli spazi della vita con l'architettura. E così sono riuscito a rompere lo schematismo, appunto, della prefabbricazione sovietica. E la scuola di Guinness l'ha fatta in due tempi, una prima parte e poi la seconda parte più elaborata, più interessante, sempre sullo schema della composizione delle T. E poi, siccome la zona si allagava, era tutta su piloti e legata da delle passerelle, che gli dava tutto un senso di comunicazione. No, perché quello appunto, questo senso di occupare, di usare la città, di sentirsi, questa famosa frase
la città è una grande casa, no? Per cui come casa bisogna sedersi, occorrono i sofà, occorrono le fontane, l'acqua. Creare il paesaggio umano con l'architettura. No? Proprio in contrapposizione degli schematismi, gli altri progetti che li hanno anche realizzati, però senza pensare alla vita. Uno spazio ipotetico di sviluppo del paesaggio con l'architettura, no? Qui ci sono delle altezze come le montagne, come lo skyline, e degli spazi interni dove ci sono i servizi, le scuole, mentre invece questo qui è un villaggio realizzato in Francia, ma non ci sono terrazze, non c'è niente, non ci sono, è tutto piatto, tutto un grande blocco dormitorio dove non si sente lo spazio della città. Va bene, questo anche a suo modo, una specie di catena, però dove sono tutti questi blocchi tutti uguali, e non si presuppone che ci siano servizi qui dentro. Beh, insomma, l'uomo è una brutta bestia, ma comunque sotto sotto siamo tutti assassini, perché non riusciamo a risolvere questo problema dopo aver depredato l'Africa in tutti i modi. Adesso non riusciamo a produrre un piano Marshall per l'Africa, e siccome il potere è bello, eccitante, e la gente non lo vuole mollare, la gente si eccita su una Porsche, la signora, sono le pubblicità delle borse, no? Così, perché la signora si sente proprietaria.